Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndrewLink91 e benvenuti in questo video guida per l'evento di Pasqua di Animal Crossing New Horizons. L'evento in questione si svolgerà dal 1 all'11 aprile e si concluderà il 12, giorno nel quale Tal Ovidio si presenterà sull'isola per verificare i progressi e porre fine al primo evento stagionale. Ovidio è il coniglio pasquale, che sembra però essere una persona con un costume e non un villager come tutti quanti gli altri abitanti dell'isola, anche se però non è del tutto chiaro. Ovidio si presenterà sull'isola il 1 aprile, giorno in cui inizierà l'evento, e ci darà l'incarico di trovare quante più uova e kit idee possibili a tema pasquali. Il primo kit idee ce lo dà lui, mentre per gli altri sta a noi trovarli, così come le uova. In tutto ci sono 6 tipi di uova, che si dividono in acquatiche, che possono essere trovate pescando. Al posto dei pesci compariranno delle uova. Sono molto più frequenti rispetto alla fauna marina durante l'evento. Ci sono poi le boscose, che possono essere trovate dando colpi di accetta agli alberi. Oltre alla legna salteranno fuori anche queste uova. Abbiamo poi le uova celesti, che si possono prendere colpendo i palloncini variopinti che svolazzano sull'isola. Sono molto frequenti durante questo periodo, quindi vi consiglio di tenere gli occhi aperti. Uova frondose, che crescono sugli alberi come se fossero frutti, ma non vanno a sostituire gli alberi da frutto, quindi assicuratevi di avere anche alberi normali per far spuntare questo tipo particolare di uova. Le rocciose, che si trovano colpendo le rocce con la pala. Tra i minerali, l'argilla e le pietre si possono trovare anche queste uova rocciose. Infine abbiamo le terrestri, che si trovano scavando. Avete presente le crepe nel terreno dove si usa la pala per disotterrare i fossili? Al posto dei fossili avremo delle uova rocciose, che però non vanno neanche loro a sostituire i fossili, ma si aggiungono. Quindi controllate per bene l'isola in lungo e largo. Vi avevo anche parlato di kit per costruzione, kit idee. Sono molto più numerosi delle uova se contiamo le uova singole, che sono 6, ma sono un pochino più difficili da recuperare. Vediamo quali sono i vari modi. Uno prevede l'uso della fionda. Come per l'uovo celeste bisogna scoppiare i palloncini multicolore, la stessa cosa dobbiamo fare anche per i kit. Al posto dell'uovo si potrebbe trovare un kit costruzione. Quando il pacchettino regalo cade dal palloncino e rimane un pacchetto regalo, allora è sicuro che lì c'è un kit costruzione. Il secondo metodo invece vede l'uso degli abitanti. Potrebbe capitare che mentre passeggiamo per l'isola facendoci i fatti nostri, uno degli altri villager si accorga di noi e ci fermi per farci dono di un kit costruzione. Un altro metodo è quello di trovare delle bottiglie sulla spiaggia. Normalmente sulla spiaggia passeggiando si possono trovare bottiglie che contengono idee per dei kit costruzione. Le bottiglie che troveremo però durante l'evento saranno diverse, saranno più colorate e invece di trovare un kit normale conterranno un kit a tema pasquale. L'ultimo metodo prevede invece il raggiungimento di un certo numero di uova trovate. Infatti, dopo averne raccolte un buon numero dello stesso tipo, al PG verrà in automatico un'idea per un kit costruzione. Il range di uova da trovare dello stesso tipo varia da 15 a 20. Non ho davvero idea di quanti kit possano esserci, ma sono davvero tanti. Quindi vi auguro il meglio per riuscire davvero a trovarli tutti. Il 12 aprile Ovidio farà ritorno sull'isola e vedrà i nostri progressi. Se avremo soddisfatto le sue aspettative, ci farà dono di un qualcosa di davvero straordinario, a suo dire. Il premio finale che vi darà poi Ovidio sarà una bacchetta con un uovo multicolorato al posto della classica stella delle bacchette magiche. Quindi, se volete proprio averla, beh, gettatevi in questa avventura. Quindi non ci resta che aspettare il 12. Io vi auguro una buona caccia e vi invito a dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram. Inoltre, vi invito anche a iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!